Uomini e donne, risse Guarnieri incarnato, delusi, la taglieranno nel montaggio. Da qualche ora in rete non si parla d'altro che della rissa tra Armando e Riccardo a Uomini e Donne. Le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 22 aprile, infatti, parlano di un breve ma intenso corpo a corpo tra i due veterani del Trono Over. Separati dai presenti dopo pochi secondi di scontro fisico. Una teoria che stanno sposando tantissimi fan del dating show. È che questa scena non andrà mai in onda su Canale 5, la redazione dovrebbe censurare il tutto nel montaggio. Riccardo e Armando si sono messi le mani addosso nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, e questo lo spoiler che sta impazzando in rete da quando Maria De Filippi ha concluso le uniche riprese settimanali del suo dating show. Il blogger Pugnaloni, che per primo ha riportato la notizia dello scontro fisico che hanno avuto i due cavalieri davanti alle telecamere, ha anche spiegato che tutto è cominciato con l'intromissione di Guarnieri in una lite che Incarnato stava avendo con Aurora in studio. Tra i protagonisti del Trono Over, dunque, sono volate parole grosse e, anche se per pochi secondi, anche qualche manata, ci hanno pensato i presenti a separare i due ed evitare che il tutto degenerasse in qualcosa di ancora più pesante. Chi ha riportato le anticipazioni di questa rissa, poi, ha precisato che quasi sicuramente non sarà trasmessa su Canale 5. Da qualche anno a questa parte, infatti, la redazione preferisce censurare immagini troppo forti come quelle di scontri fisici e liti esagerate. La taglieranno nel montaggio, è il commento deluso di chi già sa che la scena del corpo a corpo tra Armando e Riccardo sarà cancellata dalla puntata quando gli addetti ai lavori la prepareranno per mandarla in onda. Questo meccanismo è ben noto a chi guarda Uomini e Donne, tant'è che lo stesso Pugnaloni ha precisato che lo scontro fisico tra i due cavalieri quasi sicuramente non verrà mostrato sul piccolo schermo sebbene sia durato poco e i due si siano stretti la mano in segno di pace a fine registrazione. Qualora la rissa tra Armando e Riccardo venisse tagliata in fase di montaggio, non sarebbe di certo la prima volta, il pubblico di Uomini e Donne. Infatti, ormai è abituato a queste mosse degli addetti ai lavori. Se in passato andava in onda tutto quello che accadeva in studio, su Canale 5 si sono visti schiaffi, liti furiose e scontri fisici molto forti. Da qualche anno a questa parte le cose sono cambiate e tutto ciò che è considerato eccessivo viene censurato. Nelle ultime edizioni del dating show, ad esempio, non sono stati mai mostrati al pubblico il finto svenimento di Pinuccia in studio che ha allarmato Maria De Filippi, motivo per il quale la dama non è stata riconfermata nel parterre femminile. I severi rimproveri della padrona di casa ad Armando, diversi e spesso contrassegnati dalle lacrime del cavaliere. Le sberle che una dama ha dato a Biagio Di Maro davanti alle telecamere e tanto altro. Qualora il corpo a corpo tra Incarnato e Guarnieri venisse proposto su Canale 5, i fan ne rimarrebbero stupiti perché sarebbe un'eccezione dopo un lungo periodo di tagli e cancellazioni di scene simili dalle puntate. La discussione che Tina ha avuto con Elio sempre nel corso della registrazione del 22 aprile, invece, dovrebbe andare in onda perché la presentatrice è intervenuta in tempo per evitare che l'opinionista superasse il limite.